Quante strade, quanti vicoli, quante scale, scorciatoie, ponti, percorsi alternativi. La meta non esiste, è una bugia, ma ci fa andare avanti. Buongiorno a tutti, la tappa di oggi non è troppo lunga, circa una ventina di chilometri fino a Rubiales. Questa notte non ho chiuso occhio, avete visto a Ponte Le Lima è festa e praticamente c'è stata musica fino alle 5 del mattino. Vorrei prendere un buon caffè, ma come vedete per ora non c'è nulla. Ieri ho saltato il pranzo e ieri sera ho mangiato soltanto un panino piccolissimo con una cotoletta minuscola e questa mattina ho davvero fame. Non vedo l'ora di incontrare un bar e fare una buona colazione. Ed ecco il mio primo piccolo reo. Sto costeggiando un bel fiume con delle cascatelle molto molto belle. Ho appena terminato un tratto di salita molto dura. Oggi tanto sentiero, terreno molto fangoso. Questa mattina ho lasciato l'acqua all'albergo, purtroppo. È un problema. Qui è un problema. Se questo tipo di contenuti sono di vostro gradimento, vi invito ad iscrivervi al canale, mettere like, commentare ed attivare la campanella delle notifiche, in modo da non perdervi le prossime tappe di questo cammino, ma anche tante altre novità. Ieri sera ho posato la bottiglia dell'acqua al lato del letto e questa mattina purtroppo me ne sono dimenticato. Qui no. Qui. Ragazzi, la scalata più tosta dei cammini l'ho fatta proprio qui. Non me l'aspettavo. Oh, è fatta. La salita sembrava finita, ma ce n'è ancora.
si continua a salire. Ok ragazzi, adesso penso, spero che sono arrivato su. Un consiglio a tutti è quello che da Ponte Lima, mi raccomando, non dimenticate l'acqua. Qui c'è molto sentiero selvaggio, non ho incontrato bar per tanti chilometri, quindi acqua e cibo. Finalmente adesso ho un percorso normale davanti a me. A volte una giornata all'apparenza semplice come quella di oggi si può trasformare in una tappa più difficoltosa del dovuto. Questo accade quando si sottovalutano le cose. Ieri ho fatto una serie di errori banali. Non ho controllato bene il percorso, ho mangiato male, questa notte ho dormito poco e questa mattina ho dimenticato l'acqua. Un insieme di negligenze che a volte si possono pagare caro. Oggi sono con due amici, Frank dalla Germania, da Roma. Buongiorno a chi si sveglia col sorriso o nonostante tutto ci prova, a chi affronta le sfide, a chi cade e si rialza più agguerrito di prima, a chi il bicchiere mezzo vuoto se lo beve, a chi lotta per i propri ideali e a chi non si fa cambiare per piacere agli altri. Buongiorno a tutti, oggi una ventina di chilometri fino a Tui. Ieri sera a Rubiaes ho avuto il piacere di cenare insieme ad un gruppo di persone, parecchi italiani. Avere la possibilità di vivere momenti come questo è una caratteristica del cammino che mi piace molto. Oggi, se tutto andrà bene, saluterò il Portogallo ed entrerò in Spagna. Questa mattina ho iniziato a camminare con Giorgio ed una mamma con la figlia di Benevento, Tiziana e Maria Pia. Nonostante la piacevole compagnia, però ci sono giorni, dei momenti, che cerco la solitudine. Camminare da solo qui, anche se per alcuni tratti, è un'esperienza che auguro a tutti. Non mi stancherò mai di ricordare che sul cammino ognuno deve avere il suo passo, tanto alla fine ci si ritrova sempre. Parola d'ordine, rispettare i propri tempi. Malenka! Thank you.
Ed ecco il ponte, salutiamo il Portogallo per entrare in Spagna. Sto attraversando il ponte sul fiume Minho. Gallo, Spagna. E questa è TUI. Qui siamo un'ora avanti, praticamente uguale all'Italia. A volte nella testa di una persona che pensa di aver visto vari cammini può avanzare la presunzione di dare giudizi un po' troppo affrettati. Questo viaggio, che ripeto per me non era iniziato nel migliore dei modi, si è rivelato alla fine pian piano bello quanto e più degli altri. Barcelinos, Barcelos, Ponte de Lima, Valenca, TUI sono solo alcuni dei luoghi stupendi che ho avuto l'opportunità di ammirare e ormai sono già una parte di me. Oggi panino al supermercato. Thank you.